Un saluto a tutti i lettori di HB Blog. Oggi siamo in compagnia di uno smartphone molto particolare perché è stato creato da LG in collaborazione con Prada. Un device estremamente interessante per caratteristiche tecniche e molto elegante per aspetto estetico. Il logo Prada è visibile nella parte posteriore e nella parte anteriore ed è uno smartphone di assoluto rilievo nel panorama attuale dei device Android. Il sistema operativo è Android 2.3.7, quindi l'ultimissima versione. Abbiamo una cover posteriore in plastica dura, ma con questa lavorazione ruvida estremamente piacevole che aumenta il grip. Il device è abbastanza largo in mano ed è, diciamo, paragonabile a smartphone come il Galaxy S2. Le dimensioni sono veramente molto simili, è leggermente più alto e lo spessore è all'incirca lo stesso. A livello di caratteristiche tecniche troviamo un processore dual core da 1 GHz della Texas Instruments, codice 4430, 1 GB di RAM, fotocamera anteriore da 1.3 megapixel, fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash, tutta la scocca laterale è in metallo, quindi materiale assolutamente di pregio, e nella parte superiore abbiamo tre tasti, o meglio due tasti e uno sportellino, anche questi in metallo. Lo sportellino ci permette di coprire il vano per l'ingresso del micro USB. Questo è il tasto per l'accensione e spegnimento e questo tasto molto particolare serve per la fotocamera, quindi abbiamo un tasto hardware per la fotocamera oltre al foro per il jack delle cuffie. Lato destro completamente pulito, il lato sinistro invece ci mostra il bilanciere del volume. Nella parte inferiore abbiamo semplicemente il microfono e due punti che non sono tasti ma sono le viti per appunto mantenere la scocca salda. A livello di caratteristiche tecniche, quindi abbiamo uno smartphone di assoluto rilievo con uno schermo con risoluzione 480x800 pixel da 4.3 pollici con tecnologia Nova. È infatti un display molto brillante, luminoso e con questa personalizzazione software estremamente piacevole. Abbiamo infatti visto subito come questo sistema sia stato completamente personalizzato da LG proprio per la collaborazione con Prada. Tutte le icone, tutti i widget, tutto il sistema è assolutamente nuovo e completamente personalizzato nello stile. All'interno infatti del menu delle applicazioni abbiamo tutte le icone con questo colore bianco-nero che permettono di avere una piacevolezza e quindi una leggibilità estremamente interessante. Ovviamente lo schermo è uno schermo a colori e quando andremo a installare applicazioni dal market, le icone ovviamente riprenderanno quelle che sono gli aspetti delle applicazioni che abbiamo scaricato. Una cosa però molto particolare di questo smartphone è la possibilità di personalizzare le icone all'interno del launcher. Come vedete qui abbiamo l'icona Gmail e l'icona Market che hanno l'aspetto del launcher LG Prada. Questo perché è sufficiente tenere premuta un'icona per poter cliccare sul tasto modifica e andare a selezionare tutta una serie di icone che sono state precaricate su questo device. Facciamo un esempio concreto andando a prendere l'icona Maps, la spostiamo sul desktop e andiamo a modificare questa icona per renderla più simile alla UI che stiamo utilizzando. Qui abbiamo tutta una serie di icone precaricate, è possibile poi andare a selezionare anche eventuali lettere, ma le icone che sono presenti ci permettono di selezionare ad esempio l'icona mappa con lo stile bianco-nero. Il launcher di LG è estremamente reattivo e diciamo che questo LG Prada 3 è forse quello che doveva essere un po' l'LG Optimus Dual l'anno scorso. È estremamente reattivo, veloce, funziona molto bene in tutte le circostanze, si aprono tutte le applicazioni in maniera estremamente rapida, noi stiamo facendo tutto in questo momento per la prima volta in quanto abbiamo avviato il telefono durante il video, come avrete visto. È possibile gestire tutte le funzionalità in maniera rapida, veloce, andare a gestire
tutte le funzionalità in punta di dito con estrema velocità, e come vedete il caricamento, il pan del Google Map, lo zoom, la possibilità di andare anche a vedere per esempio i palazzi in 3D, andiamo a fare lo zoom, è estremamente rapido ed estremamente veloce. Questo è merito del processore, che è appunto un dual core della Texas Instruments, quindi un OMAP, sia del gigabyte di RAM a bordo. Infatti tutte le applicazioni si muovono veramente, come vedete, senza nessun tipo di problema in puntamento. Abbiamo tantissime applicazioni preinstallate, di cui un app manager che ci permette di andare a gestire tutte le applicazioni che abbiamo in esecuzione, le applicazioni installate, la memoria interna che è di 6 GB, di cui 4 GB sono interni e circa 2 per la memoria dell'applicazione e la memoria di sistema. Abbiamo poi la possibilità di andare a gestire tutto il nostro backup. C'è un utility proprio di backup che si collega a LG, noi la stiamo avviando come vedete per la prima volta, e possiamo eseguire il backup, ripristinare o ad esempio avviare un backup pianificato. In questo caso ci chiedeva di inserire la memory card. Molto completo anche il reparto per la gestione multimediale del telefono. Oltre alla galleria di immagini, che è la galleria classica di Android, quindi avremo una galleria senza nessun tipo di modifica, abbiamo la possibilità di attivare l'editor delle immagini, quindi andare per esempio a modificare un'immagine attraverso una serie di funzionalità che troviamo sui lati. Quindi possiamo modificare colori, bordi, andare a ritagliare l'immagine e ruotarla e via dicendo. Abbiamo poi un programma che ci permette di trasformare il nostro smartphone in un orologio da scrivania. In realtà è un programma abbastanza complesso, perché oltre all'orologio ci permette di vedere il calendario, e come vedete questa visualizzazione è estremamente piacevole e molto elegante. Nel momento in cui clicchiamo possiamo tranquillamente andare ad ascoltare la musica. La musica esce dalla cassa posteriore ed è decisamente buono a livello sonoro, a livello audio, non ci sono problemi nella gestione delle casse. Abbiamo nella parte delle notifiche la possibilità di gestire il player musicale, che comunque rimane anche in questa interfaccia dell'orologio, diciamo, digitale. Interfaccia che dall'altro lato ci permette di andare a vedere le immagini a rotazione che abbiamo all'interno della nostra galleria. Oltre a questo abbiamo un client VPN che ci permette di collegare eventuali altri device o comunque entrare nella rete VPN che abbiamo. Il calendario è stato personalizzato da LG, come vedete ha questa estetica bianco-nero che è estremamente elegante, e molto piacevole anche la parte dedicata alla musica, che ci permette di avere una estetica orizzontale con la possibilità di scorrere le copertine e i nostri album in maniera molto rapida, con tutte le canzoni che possono essere scelte e ascoltate in maniera estremamente semplice. Oltre a tutte queste funzioni multimediali troviamo anche la fotocamera. Fotocamera che offre una risoluzione da 8 megapixel e che, come dicevamo all'inizio del video, ha un tasto fisico per poter andare a scattare le foto. Quindi nel momento in cui andiamo a prendere un qualsiasi soggetto, prendiamo il solito robottino Android, noi potremo andare a schiacciare il tasto fisico e scattare direttamente l'immagine. Ovviamente lo scatto è possibile anche tramite il touch o tramite il tasto software che troviamo lateralmente. Tante le opzioni per poter fare foto e video con tutta una serie di filtri, impostazioni e via discorrendo. Ovviamente i video vengono registrati a una risoluzione massima di 1980x1080p, quindi in Full HD.
la registrazione video è buona, anche l'audio è buono, ma la riproduzione di video è estremamente piacevole, perché lo schermo Nova da 800 nit, scusate, ci permette di avere una luminosità estremamente interessante. Se andiamo nel reparto video, che è il classico reparto video del sistema, noi possiamo vedere ad esempio questo video, che è un video a 720p che viene riprodotto senza nessun tipo di problema. Oppure possiamo prendere per esempio il video Lamborghini, che in questo caso è un video a 1920x1080, quindi un video full HD. Quindi, come abbiamo visto, nessun tipo di problema nella riproduzione video e una velocità di sistema decisamente migliore rispetto a tutti i telefoni LG che abbiamo visto fino adesso. Ovviamente rimane il pinch to zoom, la possibilità di saltare da una schermata all'altra con estrema velocità e con estrema facilità, e rimangono poi quelle applicazioni che ormai ben conosciamo, come la schermata iniziale per poter andare a selezionare la schermata home predefinita, quindi il lancio predefinito, perché è possibile poi cambiare lancio, la possibilità di andare ad ascoltare la radio attraverso le cuffie che devono essere inserite, oppure abbiamo anche il remote call, che è quella funzionalità che LG ci permette di attivare per poter avere un'assistenza dedicata al telefono. Molto interessante la presenza dell'NFC, con la possibilità di gestire tutti i tag NFC, chiamata, messaggi e tutte le funzionalità quindi collegate all'NFC, e la parte, diciamo, delle note, che appunto ci permette di gestire le note. Nella gestione delle note possiamo apprezzare anche la tastiera LG, che anche in questo caso è stata leggermente modificata. In questa schermata non ruota, andiamo a prendere la schermata dei messaggi, dicevamo appunto la tastiera è stata leggermente modificata nell'aspetto estetico e nella skin, molto rapida, e la digitazione è estremamente buona, piacevole, non ci sono problemi di alcun tipo. Possiamo andare a prendere un numero, sopra avremo l'avatar del contatto che abbiamo inserito e sotto potremo scrivere il nostro messaggio, oppure andare ad allegare immagini, contatti e qualsiasi altro tipo di file multimediale. La possibilità di entrare nell'LG Smart World, che è l'app store di LG in pratica, dove è possibile andare a scaricare tutta una serie di applicazioni in maniera molto semplice e veloce, una specie di alternativa al market Android. Abbiamo poi tutta una serie di funzionalità nuove per quanto riguarda i widget, con la possibilità di andare a vedere la batteria, i livelli di carica, andare a impostare tutte le connessioni wireless, la luminosità, quindi può essere impostata bassa, alta o in maniera automatica, a seconda di come vogliamo. E poi possono essere aggiunti tutta una serie di widget. L'aggiunta dei widget è completa con questa schermata che abbiamo visto già in altri smartphone LG, e offre tante varianti. Abbiamo per esempio l'app manager, che ci permette di andare a vedere la RAM libera che abbiamo e le applicazioni attive che abbiamo ben 400 MB di RAM libera ancora rispetto a tutti quelli che avevamo già, tutte le applicazioni che avevamo già in esecuzione sono già 20 appunto. È possibile poi andare a inserire l'orologio che avevamo già messo, oppure tutta un'altra serie di widget che ci permettono di arricchire l'esperienza e quindi di avere una gestione migliore e in punta di dito del device direttamente dalla schermata delle home.
qui abbiamo anche il contatore dei dati per poter avere sempre sott'occhio l'utilizzo dei dati, uso quotidiano, uso settimanale. In questo caso noi stiamo sempre usando la connessione wifi e quindi non abbiamo impostato il contatore. Molto carina infine, sempre all'interno delle personalizzazioni di LG, la possibilità di andare a gestire le home come se fossero dei profili. Nelle impostazioni abbiamo questo profilo scena che ci permette di gestire 4 scene diverse, 5 scene diverse, scusate, che possono essere tranquillamente modificate. In questo caso abbiamo corrente non salvato, la mia scena che è quella che ho salvato io, play, ufficio, viaggio. Cosa vuol dire? Che se noi andiamo a selezionare ufficio, tutte le nostre home verranno completamente modificate e rispetto alle 7 che avevamo prima, come vedete, ci sono proprio altri widget con 2 schermate vuote e qui abbiamo le mail, qui abbiamo l'agenda, qui vengono inserite le notizie relative alla finanza, Google Finance. Possiamo poi andare a gestire attraverso il widget tutta una serie di impostazioni e quindi proprio tutta un'impostazione diversa che noi poi possiamo tornare alla gestione precedente perché l'avevamo salvata e questa è la mia scena alla quale non avevamo dato un nome. Entriamoci e quindi siamo tornati alla scena che avevamo prima. Come vedete il tutto avviene in maniera molto rapida e quindi decisamente uno smartphone molto molto reattivo, così come forse dovevano essere gli smartphone LG usciti durante il corso del 2011. Concludiamo questo video con la gestione internet, che è una delle parti sicuramente più importanti per quanto riguarda l'utilizzo di uno smartphone Android. Gestione internet che è decisamente buona, rapida, in questo momento siamo connessi con la connessione wifi, ma non ci sono problemi nel gestire tutte le parti del sistema in maniera estremamente buona. La gestione internet è completa con Android 2.3.7 di flash, ovviamente sperando che questo device venga aggiornato ad Android 4.0 durante il corso del 2012, cosa che sicuramente avverrà, perché comunque è un telefono di punta e visto che i telefoni del 2011 verranno aggiornati, immaginiamo che anche questo possa venire aggiornato. Buona la gestione del pinch to zoom, buono il pan, non ci sono nessun tipo di problema. È forse un pochino duro lo scroll, nel senso che bisogna premere un po', come vedete adesso non ha preso, premere un attimino più forte per fare lo scroll della pagina, ma lo scroll della pagina che poi in realtà avviene in maniera molto veloce e molto fluida. Proviamo ad andare a vedere anche un'altra pagina, sempre all'interno della home, le notizie top della settimana, e anche in questo caso, nonostante il caricamento non sia concluso, possiamo scorrere la pagina in maniera molto fluida. La rotazione dello schermo è decisamente buona, quindi andiamo a vedere anche come si comporta la navigazione flash all'interno del browser tramite il plugin flash che abbiamo appunto scaricato e configurato. Ovviamente nelle impostazioni è possibile andare a gestire tutte le funzionalità del plugin, della cache e tutto quanto quello che riguarda appunto lo smartphone Android. Questo è il video in flash, lo andiamo a prendere. Come vediamo, la riproduzione parte direttamente da browser, poi perché abbiamo appunto il plugin flash installato e anche la possibilità di visualizzazione a schermo intero è possibile cliccando sul tasto dedicato. Siamo oggi insieme al possibilità di ok, siamo riusciti a passare alla modalità 1080p. Come vedete qua in basso abbiamo la informazione 1080p e anche a 1080p direttamente dal browser riusciamo a gestire il nostro video e quindi non ci sono problemi nella riproduzione appunto del video anche a 1080p. Proviamo a muovere la schermata durante il video a 1080p, ma come vedete non ci sono problemi e il video continua a scorrere senza difficoltà. Torniamo alla home, quindi navigazione internet e funzionalità del telefono veramente da approvare. Poi tante sono le opzioni relative poi anche al movimento, quindi la possibilità di andare a
organizzare l'interfaccia e quindi ad avere funzionalità particolari muovendo il telefono, ribaltandolo, eccetera, eccetera, e questo ci permette di sfruttare l'accelerometro in maniera estremamente interessante. E una gestione telefonica completa con la possibilità di fare e ricevere eventualmente anche chiamate video tramite la fotocamera anteriore e i programmi di VoIP, e quindi un device che unisce un hardware assolutamente in linea con Motorola Razr, Galaxy S2, Galaxy Nexus, una estetica ricercata, particolare, metallo nella parte laterale, quindi molto molto buono, e una gestione della UI che abbiamo visto decisamente migliore rispetto a tutta la linea Optimus uscita nel 2011. Purtroppo lo schermo, anche se da 4.3 pollici, rimane un 800x480 pixel, che è una risoluzione assolutamente decorosa, ma non è la risoluzione HD che abbiamo visto in questo 2012. Comunque sia, uno smartphone che, se acquistato, se vi piace, è sicuramente assolutamente adatto per tutti gli utilizzi, proprio perché è molto veloce e non abbiamo avuto nessun tipo di impuntamento, nessun problema durante anche i giorni in cui l'abbiamo utilizzato. Abbiamo sempre avuto il telefono reattivo e veloce. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Nicolò con il nuovissimo LG Prada 3. Design, ma che abbiamo visto commercializzato con e una personalizzazione molto molto particolare. Sto dicendo un sacco di cazzate. Sto cazzo di riflesso. Così. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Il CES è ormai finito, non c'è un cazzo. Che cazzo va bene? Minchia, già 16 minuti. Internet. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Ho un cavo davanti e quindi non riesco a vedere una sega. Ci permette di avere un telefono veramente molto molto, e quindi Antani a ore. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog.